quando il gioco diventa dipendenza, liberi dal gioco d'azzardo, tema di un convegno nazionale ad Orvieto promosso dalla WISP. La lotta alle ludopatie, ebbene, questa lotta passa anche per una precisazione lessicale, se ne è parlato in un convegno nazionale sul tema ad Orvieto organizzato dalla WISP. Ci spiega meglio Paolo Marzani. Passa anche attraverso una importante precisazione lessicale la difesa dei giovani e comunque delle fasce più a rischio dalla nuova dipendenza che tutti chiamiamo ludopatia. Da ora in poi dobbiamo usare una parola più pertinente che è azzardopatia, perché il problema è l'azzardo, non il gioco in sé. Nel distinguo di Dario De Toffoli, tra i maggiori esperti in Italia del gioco come fenomeno sociale, il messaggio del convegno nazionale Liberi dal gioco d'azzardo promosso ad Orvieto dalla WISP, nella città dove, ha ricordato il presidente regionale Stefano Rumuri, proprio la WISP si fece carico 25 anni fa di seguire e tenere in vita in tutta Italia l'area dei grandi giochi popolari, a partire dalla specialità umbra del Ruzzolone. Dunque, viva il gioco e guerra all'azzardo. Anche le istituzioni che hanno iniziato a fronteggiare questa piaga devono mettere a fuoco il vero obiettivo. In una regione dove l'azzardo patologico, lo testimonia il rapporto sulle dipendenze in Umbria, è un rischio che riguarda non meno di 30.000 persone dai 15 ai 64 anni, il 5,6% della popolazione, cifra dietro la quale c'è tanta marginalità a cui dare sostegno, come pure vanno sostenuti quei commercianti e baristi che, diversi e talvolta disperate le testimonianze nel convegno, rischiano di andare in rovina dopo avere generosamente smantellato slot machine e sale giochi.